Oh, ciao a tutti ragazzi, sto andando a recuperare Giovanni perché dobbiamo andare al campo di calcio di Thierry, un po' lontano da noi perché abbiamo la seconda, no, la terza amichevole della stagione, sì, perché stiamo per partecipare a un campionato amatoriale. E quindi dai, stasera vi faccio vedere un po' il calcio in Cina. Qua siamo nel pianerottolo di Giovanni, all'ingresso c'è questo distributore che si può sbloccare con Alipay o WeChat, dove troviamo ad esempio acqua e varie cose, anche le noci per esempio, o il latte. Giovanni è il boss della squadra. Non sono il boss, smettila di... Tra l'altro Giovanni è tipo Michael Jordan. Mi ricorda la scena. Io gioco con i magazzini perché mi trovo molto a mio agio. Io l'anno scorso sono rimasto bloccato qua dentro. Ti ricordi? Ho rotto la catena. Scusa se prima sono stato in modo grossolano, ho salutato. Ecco come si chiama un taxi in Cina. Allora, noi siamo qua, però noi andiamo qua a prenderlo, che sarebbe di fronte. Schiacciamo questo, company. Che io ho solamente due punti di riferimento. Ok, abbiamo trovato il taxi, mancano 4 minuti, e dove viene? Dove viene ci prende? Dove andiamo a prenderlo sempre noi? Cioè, quel davanti casa tua. Andiamo al portone centrale. Sono due passi. Giovanni! Nel mentre colgo l'occasione per parlare del calcio cinese. Certo, non è un calcio di alto livello, però comunque è sempre un campionato professionistico in cui sia in Serie A che in Serie B la gente si allena in maniera corretta senza nessun tipo di problema. Ovviamente quest'anno per via del Covid un sacco di scuole sono fallite e quindi anche il governo ha ridimensionato gli investimenti, per cui non si possono più dare tutti quei grandissimi stipendi agli stranieri. Questo sta avendo anche una ripercussione sull'Inter. Però dal punto di vista amatoriale, come sono messi secondo te? No, niente male. Cioè, niente male. Amatoriale c'è molta passione, ma poca organizzazione. Sì, però non è, a livello amatoriale non è così distante da quello che posso trovare in Italia. E tra l'altro i cinesi menano, cioè colpiscono le caviglie. Io ti so. Deve fare quello che dico io, non deve fare quello che dico io. Deve salire sul ponte. Deve andare a sinistra. Alla rotonda. Sì. Stai giù. Non può andare più a sinistra. Non si può andare più a sinistra. Non si può andare a sinistra. Mamma, fa quello che dico io, porca miseria. Te che cazzo do? Mi butto do. Dai, c'ha la guida, Giovanni, dai. Giovanni, quanto tempo li mette là? Che vuoi, possiamo anche andare. Io ti do. Giovanni, però calmati. 19 minuti. Ce la facciamo. Buon po' questo, da. Quando andare a sinistra? Io ti do due. Zo guai, Boucher zo zuei. Scusami, io devo cercare di farlo capire perché devi fare quello che dico io, non quello che dice lui. O dai la Obama, io ho bene. Buon po' questo, no? Ah, ma è... Ho cercato di fare pure veloce perché ero... Mica, stavo proprio male. Non lo so, il freddo e il caldo mi ha fatto andare al bagno. Ogni volta... Poi non lo so se a te capita, ma tutte le volte che uno si sveglia la mattina si andava in bagno, no? E mi sono svegliato alle 4, ho preso il latte e non andavo. Mi sono seduto così cercando di andare, però non andavo. Non è che puoi sforzare. Deve essere una cosa rilassante. È un rito, proprio un rito. Il problema è che quando ti alzi e cominci a fare tutto con agitazione che stai tutto teso. Scommetto che stai registrando tutto quello che sto dicendo. Qua tra poco c'è l'outlet, no?
Ma siamo ritornati indietro a casa, siamo ritornati. Ti rendi conto dove siamo adesso? Siamo vicino a casa nostra. Sì, praticamente ci ha riportato indietro. Ma in Italia ci sono le power bank? No. Il noleggio? Niente, c'è in Italia. Non c'è? Sai che potremmo fare qui? Andiamo in Italia e vendiamo power bank. Non vendiamo power bank. Vendiamo l'idea. Noleggiamo. No, ci mettiamo direttamente a noleggiare. Cosa? L'hai fatta arrivare alla metro? No, è questo il posto. È lì, no? Io che ne so. Deve seguire il posto, deve andare sul posto che ti ho dato il posto. Il posto è questo, ma è grande il posto. Fallo andare dritto di qua, fallo andare dritto. Due, quella in giro, due. Fallo andare dritto, siamo arrivati, la fine della strada. Avanti. Siamo a posto, da ora. Che paghiamo? Italia? Ok, siamo arrivati al campo di gioco. Qua c'è l'ingresso. Dov'è? Che è sempre la scuola di Alonso Canale, uno peggio dell'altro siamo, Allora il posto non è male, giocheremo contro una scuola di poliziotti per preparare il campionato, devo andare a tagliare i capelli e niente, c'è pure l'aria condizionata, fantastico. Fai un tiro, Giova. È un bel gol, sì, boia della miseria. Okay.
Yeah. Oh. Wow. Niente, siamo al locale di Giovanni adesso. Non so neanche come sia finita la partita. E come è finita? Abbiamo perso. Abbiamo perso, ma non ce ne frega niente. Perché l'importante è trovare l'unione. L'amalgama, la manta. Il gruppo si sta combattendo, però perdiamo pezzi, perché a uno gli parte una costola, a uno gli parte una caviglia, a uno si è fatto male la pancia, non so cosa è successo. A me, che sono quello meno quotato, meno tenuto in campo per 90 minuti e non ho fiatato. Però c'è stata la fortuna che nessuno ha vomitato a ste giro, perché la gente vomita. Già, la prima partita uno ha preso e ha vomitato. Cioè, perché sei emozionato. Che comunque, Giova, io ho fatto 3 assist mostruosi. Un gol. Will, le mie porzioni sono quelle giuste. Vedi che non ci sono. Vogliono anche detto che c'è la scena. Mi vogliono giocare per forza. Giovedì vogliono giocare. Vabbè ragazzi, prenderei in mangio questa buonissima lasagna fatta da la moglie di Giovanni. Chi l'ha fatta questa? Meglio ancora, che lavorano tutti. Il video finisce qua, siamo distrutti. Mettete un mi piace, commentate e condividete il video. E ci vediamo alla prossima. Siamo curiosi di sapere se, specialmente quello che ho detto, è giusto o è sbagliato. Ecco, scrivetelo nei commenti. Ciao. Qui.